ancora Lecomondo con un nuovo ospite. Abbiamo con noi Chico Testa, che è presidente di Fiseason. Ricordiamo appunto che è l'associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. È un settore che sta presentando, cioè un settore, diciamo, il momento, il quadro è quello di una criticità complessiva, insomma, per la gestione dei rifiuti. Quali sono le principali emergenze e criticità e come cercare in qualche modo, quali strumenti individuare per indicare per poter cercare di superare questo momento difficile? Sì, l'Italia è un paese che vive, per quanto riguarda i rifiuti, una quasi perenne situazione di emergenza, no? Magari si sposta geograficamente. 20 anni fa abbiamo avuto il caso Milano, poi abbiamo avuto Milano ha risolto brillantemente i suoi problemi, poi abbiamo avuto il caso Napoli, oggi abbiamo il caso Roma, abbiamo il caso Sicilia, ed è una situazione abbastanza imbarazzante, perché probabilmente lei non ha mai sentito parlare di un'emergenza dei rifiuti, che ne so, in Francia, in Germania o in Inghilterra, no? A che cosa è dovuta? È dovuta fondamentalmente al fatto che abbiamo una carenza di impianti rispetto al fabbisogno. È chiaro che se io produco 100 di rifiuti e ho impianti che sono in grado di trattarne 70, il resto o rimane per strada, oppure c'è il turismo dei rifiuti, soprattutto dal sud verso il nord o addirittura verso l'estero, no? Quindi di cosa abbiamo bisogno? Bisogna realizzare impianti. Di che tipo? Tutti ci mandano impianti per il riciclaggio, soprattutto per quanto riguarda la frazione umida, che è il 40% della raccolta differenziata. Ci mancano discariche, perché una parte dei rifiuti non può che finire in discarica, perché... e ci mancano termocombustori per quella quota che non può essere riciclata e che è bene che non vada in discarica. E rispetto a questa situazione abbiamo procedure autorizzative complicatissime, opposizioni locali continue, e quindi ecco la ragione dell'emergenza. Esiste la possibilità, rivolgendosi all'istituzione, di chiedere snellimento da questo punto di vista, o cos'altro chiedere? No, è quello che chiediamo continuamente, però purtroppo devo constatare che la normativa continua a complicarsi anziché semplificarsi. Adesso c'è il caso dell'end of waste, cioè end of waste, fine dei rifiuti. Quando un rifiuto smette di essere rifiuto perché può essere riusato, riciclato o altro, anche questo settore, che è un settore in cui l'Italia ha anche delle virtuosità, perché noi siamo da sempre dei grandi riciclatori, per il semplice motivo che non abbiamo materie prime, certo. Quindi abbiamo imparato a usare quello che c'era. Di necessità. Esatto, adesso c'è il rischio che la imbrigliamo in una normativa talmente complessa per cui anche le cose che prima si facevano normalmente diventeranno complicate da essere fatte, purtroppo. E voi avete presentato anche, diciamo, un'analisi particolare su tre regioni, sì. Lazio, Campania e Sicilia. Quali sono le evidenze, diciamo, di queste criticità? Queste sono le tre regioni in cui probabilmente la carenza di impianti si avverte più fortemente, no? Per cui abbiamo il caso Sicilia, dove quasi l'80% dei rifiuti finisce in discarica, come 50 anni fa, perché non esistono impianti di nessun genere. Abbiamo il caso Lazio, dove i rifiuti rimangono in strada perché non si sa dove accoglierli, e quando vengono accolti vengono spediti al nord o vengono spediti all'estero. Il caso Campania, che è un caso intermedio, perché fortunatamente si è fatto il termocombustore di Acerra, no, lei si ricorda, contestato, oggi considerato uno dei migliori termocombustori d'Europa, ma abbiamo ancora ettari e ettari di ecoballe accumulate. È bastato che il termocombustore dovesse andare in manutenzione, anche lui poverino di tanto in tanto ha bisogno di stringere qualche vite, per avere immediatamente una crisi. Allora ecco che rinizia il turismo dei rifiuti. Al lato opposto potremmo prendere una regione come la Lombardia, la quale manda in discarica meno del 10%, ricicla, non raccoglie in maniera differenziata, attenzione, c'è una differenza, ricicla il 60%, il resto va in termocombustione con recupero di energia, con quello splendido impianto di Brescia ed altri impianti. Brescia addirittura fa, smaltisce i rifiuti, produce elettricità e produce acqua calda con cui si scalda una parte della città. Diciamo che nel nord-nord-est c'è una tradizione piuttosto consolidata da questo punto di vista. Sì, certo,
qualche rifiuto. Ma sa, non è che si tratta di fare delle cose spettacolari, si tratta di fare quello che normalmente viene fatto infatti in tutti i paesi del mondo. Diciamo, sono modelli ovviamente che sono già molto avanti. Sì. Chi è indietro? Che cosa può fare per in qualche modo? Ma imitare quelli che non hanno questi problemi. Cioè, io partecipo a tanti convegni, di tanto in tanto c'è qualcuno che si alza e dice il problema è complesso e io immediatamente mi incendio, perché il problema non è complesso, non stiamo parlando di mandare razzi su Marte, stiamo parlando di smaltire della monnezza, ok? E come si fa in tutto il mondo, come si fa in Germania, in Francia, in Inghilterra, eccetera eccetera, ci sono delle soluzioni semplici, ci sono delle discariche costruite bene, degli impianti di riciclaggio che funzionano, dei termocombustori che funzionano. Non vorrò citare per l'ennesima volta il termocombustore di Copenaghen, ma perché lo cito? Perché il fatto che la gente ci scii sopra, al di là della bizzarria, però dimostra che la gente, quando è ben informata, non è che si spaventa perché sotto viene bruciata della monnezza, no? E quindi sono problemi che ci creiamo noi, non sono problemi oggettivi. È un'operazione interessante anche di marketing, proprio per far capire. Sì, esatto, di comunicazione, chiaro. Nella quotidianità delle persone, anche ciò che viene probabilmente certo considerato come una criticità, insomma. E qualche settimana fa poi avete lanciato anche proposte relative al Green New Deal, di cui si sta parlando, cioè per cui sono aperto il mondo anche con gli stati generali ieri ed oggi. Quali sono le proposte che state lanciando come assolutamente? Ma abbiamo proposto, cioè noi calcoliamo che ci sia un fabbisogno di circa 10 miliardi di investimenti, che non chiediamo allo Stato, perché ci sono imprenditori, imprese, risorse finanziarie disponibili. Di cosa ci sarebbe bisogno? Degli strumenti che agevolino questi investimenti. Il primo di tutto, come abbiamo detto, sono le autorizzazioni, perché io se voglio investire ma non mi danno l'autorizzazione non riesco a investire. E due, si potrebbero usare agevolazioni come quelle che sono state usate in altri settori, per esempio il superammortamento, i crediti d'imposta, eccetera eccetera, che velocizzerebbero enormemente questi investimenti e che poi tornerebbero indietro come maggiori entrate, maggiore IVA, maggiore imposte pagate. Però il nodo critico, lo ripeto per la quarta volta, sono le autorizzazioni. Se il ministro dell'ambiente dice io non autorizzerò mai nessun inceneritore e però poi non sa rispondere a come per esempio il Lazio pensa di smaltire i suoi rifiuti, beh, insomma, se chi ha la responsabilità di questi problemi non capisce e addirittura invece manda messaggi negativi, e beh, allora la situazione diventa veramente una scalata di sesto grado. Che messaggio è stato quello della tassa sulla plastica? Messaggio sbagliatissimo. Se si vuole fare odiare l'ambiente, questo è il modo giusto per farlo, no? Perché così, almeno nella prima proposta, una tassa indiscriminata che non distingue tra le plastiche riciclabili e quelle non riciclabili, tra i prodotti riciclati e quelli non riciclati. Adesso si cerca di porre rimedio, ma purtroppo il messaggio negativo è stato inviato. Guardi, le racconto un episodio. Ieri una persona anziana mi dice, ma è vero che adesso l'acqua minerale si potrà mettere solo nel vetro? Dico, no, guardi, non so, no, perché sa, io e mia moglie siamo due persone anziane, se dobbiamo portare su al terzo piano 6 bottiglie di acqua di plastica ce la faccio, ma 6 bottiglie di vetro non ce la farò mai, per dirle, piccoli problemi a cui poi non si pensa. E poi sì, perché poi ovviamente c'è stato anche la sollevazione della filiera, delle aziende, ma poi c'è anche la persona, insomma. No, ma fra l'altro abbiamo delle eccellenze noi in Italia, sia nei consumi interni sia nell'export, facciamo imballaggi di grande qualità, eccetera eccetera, quindi corriamo il rischio anche di distruggere un settore economico. Dice, ma allora pigliamocela solo con i monouso, ok? Ma mio padre era medico condotto, io mi ricordo quando bolleva le siringhe per fortuna le siringhe non si bollano più, ci sono le siringhe monouso che ci teniamo a casa tutti, o i blister per contenere le pasticche, che facciamo? Vendiamo le pasticche sfuse utilizzo. Cioè, qualche volta si dicono delle cose che non si tiene perfettamente conto di quello che poi invece serve veramente. Ringraziamo allora Chico Testa, presidente. Grazie a voi. Ambiente. Grazie per essere stato con noi anche quest'anno dopo lo scorso anno. Ah, mi dispiace, non ho la borraccia, ma questa mi hanno dato qua in giro. Grazie quindi per essere stato con noi ed appuntamento se possibile quindi al prossimo anno. Arrivederci.